Allora, io ci avrei un minuto per parlare, per esaltare questo momento. Beh, questo momento per chi fa il mio lavoro è importante perché, vedi, Portofino International Fiction Festival, per me che ho fatto tante fiction è senz'altro una cosa importante. E anche perché le fiction adesso come adesso stanno prendendo molto piede. Da quando non si usa più la pellicola, si usa digitale. Praticamente i film e le fiction si stanno avvicinando. L'unica cosa che c'è al cinema sempre rispetto alla fiction è che te lo vedi in una sala con tante persone e più siamo meglio è quando si vede uno spettacolo. Però anche a casa abbiamo i nostri bei televisori e vediamo le nostre belle fiction che di qualità stanno secondo me aumentando sempre. Una volta erano molto elementari le cose che si facevano per la televisione, adesso invece non hanno niente da invidiare a dei veri e propri film, anzi addirittura molti film poi li rivediamo in televisione, escono casomai una settimana nelle sale e poi li vediamo nelle piattaforme o in televisione, quindi la serialità e la fiction è diventata molto importante e proprio per questo si sta sempre facendo una qualità, si porta ad una qualità sempre superiore. Una volta gli attori da cinema, guai, non vorrei mai fare televisione, adesso invece tutti la fanno, ma non soltanto i grandi attori italiani, anche gli americani che lavorano per tutte le piattaforme. Quindi diciamo viva la fiction, ma soprattutto se poi la fiction si fa in un posto come questo, ci sono viva l'Italia, viva Portofino, viva la fiction. Benvenuti, benvenuti in questa location straordinaria. Baby,